La transizione epidemiologica avrà un culmine diciamo, tra una ventina di anni. Noi, grazie anche al PNRR, stiamo mettendo in campo le soluzioni perché gli ospedali di comunità e gli infermieri di famiglia e comunità rappresenteranno quella dimensione dell'ultimo miglio che potrà garantire la risposta sanitaria direttamente al domicilio del paziente, evitando che ci sia un ricorso inopportuno e inappropriato all'ospedale. Perché? Perché questo è, diciamo, quello che oggi sta succedendo e che, diciamo, ci fa distogliere delle risorse economiche importanti dalle cure, perché troviamo gli ospedali sempre più, diciamo, congestionati e non riusciamo a dare la risposta a chi ha veramente bisogno per un'acuzie. Quindi dobbiamo portare le cronicità e le polipatologie sul territorio, gestirle evitando il ritorno in ospedale. Il corso di laurea magistrale presentato oggi qui al campus biomedico rappresenta un ulteriore step in avanti rispetto a quel percorso che con le istituzioni stiamo mettendo in campo e che dovremmo essere quasi alle battute finali per poter realizzare appunto la laurea magistrale ad indirizzo specialistico per gli infermieri. Gli accordi e le definizioni con i ministeri competenti, quindi Università e Ministero della Salute, sono tre magistrali di indirizzo specialistico, e cioè infermieristica di famiglia e comunità, infermieristica pediatrica e il terzo è per l'emergenza e urgenza, che come sa è un momento particolare.